Buongiorno. Buongiorno, benvenuto a tutti i congressisti. Chiedo scusa per circa l'ora di ritardo. Mi chiamo Piero Grimaldi, sono insieme al professor D'Addato, abbiamo un coordinatore di questo convegno. Puntualmente ogni anno in novembre abbiamo questi incontri di verifica e di diciamo, proposte di dei nostri nuovi risultati nell'ambito della ricerca annuale del corso di rilevamento fotogrammetrico dell'architettura. Chiedo di nuovo scusa per circa un'ora di ritardo perché ieri purtroppo c'è stato un imprevisto in questa lavagna e si sono protratti dei lavori che erano iniziati la mattina anche nel pomeriggio e le varie prove che dovevamo fare ieri sera sono state rimandate questa mattina. Quindi chiedo di nuovo scusa a nome di tutti gli organizzatori. Do un particolare saluto agli stranieri, alla delegazione straniera, alle due folte di delegazioni straniere, dei rumeni e dei brasiliani. Non dico tutti i nomi perché vorrei 10 minuti ora per dire tutti i nomi, vista anche la mia difficoltà nel pronunciare sia i nomi rumeni che i nomi brasiliani. Però avremo modo di ascoltare i loro interventi e le loro considerazioni. Provengono da università brasiliane, tre per la precisione, Rio de Janeiro, Taubaté e Florianópolis, e dal Ministero dei Beni Culturali e del Ministero dei Trasporti del Stato di Romania. Dicevo, avremo modo di ascoltare nel pomeriggio i loro interventi. In mattinata i lavori si svolgeranno in questo modo. Ci saranno, come da programma che voi leggete, ci saranno due presentazioni di due tesi di laurea per gli stranieri, due CD di laurea di nostri studenti che si sono laureati Chiechi un anno e mezzo fa e Polieri l'11 novembre. Sono lavori realizzati interamente nell'ambito della ricerca del laboratorio di fotogrammetria architettonica del Politecnico di Bari. Successivamente ci sarà un'illustrazione di una piattaforma per la realizzazione di un GIS open source, a differenza di tutti i motori di GIS presenti sul mercato, quindi con massima flessibilità e quindi di intervento di personalizzazione da parte dell'utenza. Infine ci sarà un intervento come committente del vice sindaco del comune di Mola che illustrerà anche le motivazioni che hanno spinto a un certo tipo di rappresentazione e di utilizzo di queste tecnologie. Al momento lascio subito la parola al professor D'Addato che farà un'introduzione più specifica e tecnica, illustrando anche più approfonditamente le finalità di questi primi interventi. Inoltre, informo che alle ore circa intorno alle 11:30, ora perché purtroppo ci è scalato un po' tutto il tempo a causa di questo ritardo, avremo un piccolo break con un coffee break all'ingresso dell'Aula Magna, sull'aula entrando a destra. La regia, tra parentesi, informo di poter abbassare le luci appena il professor D'Addato inizia diciamo, la sua presentazione. Grazie.